miglior biglietto da visita è il vostro sorriso. Dental City, il nuovo studio dentistico, offre la gamma più completa di servizi e specializzazioni in ambito odontoiatrico. Il dottor Pasquali, specialista in ortognatodonzia, dirige uno staff altamente professionale che si avvale anche della consulenza delle migliori università italiane. Dental City, il miglior sorriso al miglior prezzo. Attenzione, se cerchi specialisti in ambito medico, chiama City Med, centro medico specialistico. Tanti professionisti, esperti e con esperienza impegnati nella ricerca e nello studio delle più aggiornate tecniche e terapie mediche. Dental City e City Med, a Monte Cassiano, presso il nuovo centro commerciale, in via Mainini 79. Siamo tornati in nuovi studi, sempre con la dottoressa Giacchetti, per parlare di emergenza fragilità ossea e, come di consueto, nella terza parte con le domande dei nostri telespettatori. Allora, abbiamo Stefania di Ancona che chiede: quanto è importante l'assunzione di vitamina D e a qualità è importante assumerla? È importante l'assunzione di vitamina D nel momento in cui c'è una carenza, questo è il concetto base. Quindi è chiaro che la carenza si manifesta più, diciamo, nell'età adulta o nell'età più avanzata, ma non necessariamente solo in quell'età. Quindi, se noi ravvisiamo che ci può essere carenza per una serie di motivi, sia di stile di vita o di patologie, e allora dobbiamo somministrare la vitamina D, proprio perché è essenziale per la salute dello scheletro. Poi abbiamo Clara di Osimo che chiede: in menopausa la ginnastica aiuta a mantenere in buone condizioni l'osso oppure è una stupidaggine? No, è un concetto molto importante, no? L'attività fisica in assoluto. Abbiamo parlato molto anche, sì, durante la trasmissione. Sì, ne abbiamo parlato, è molto, molto importante, ma la cosa fondamentale è che lo stimolo per l'osso, perché si formi e quindi non si perda massa ossea, è proprio l'attività fisica. Quindi tenere i piedi a terra, camminare, correre, fare attività di palestra, eccetera. Questo rappresenta delle forze proprio di stimolo per quelle cellule che producono massa ossea. Quindi è importantissimo ad ogni età e in ogni momento, e tanto più anche in menopausa, quando poi non abbiamo più gli estrogeni noi donne, per cui dobbiamo in qualche modo aiutarci con altri mezzi. Certo. Poi abbiamo Emanuela di Macerata che chiede: cosa mangiare per mantenere le ossa in buono stato anche in età avanzata? Beh, anche questo, insomma, ne abbiamo parlato, no? Prima, una corretta alimentazione come la nostra mediterranea, in cui ci sono proteine, carboidrati e lipidi, fondamentale. Poi, chiaramente, come dicevo prima, anche alimenti che contengono calcio, perché il calcio è essenziale per mantenere la nostra massa ossea, quindi un deficit cronico sicuramente ha un importante impatto nella perdita di massa ossea. Quindi anche latticini, yogurt, vari formaggi. Poi io capisco il problema colesterolo, no? Infatti, collaterale, che si pone ad una certa età. Però magari si prediligono magari formaggi freschi, quindi magri, comunque, insomma, quindi bisogna in qualche modo valutare bene. Se poi non ci si riesce, bisogna anche qui integrare con il calcio, perché non va bene la carenza cronica di calcio. Questo non va bene a livello di salute delle ossa. Certo. Poi abbiamo Giorgio di Ancona che chiede: l'assunzione di vitamina D può dare effetti collaterali? Dunque, la vitamina D può essere diciamo somministrata o assunta in diverse formulazioni. Diciamo, quella che è la vitamina D attiva, il calcitriolo, oggi si usa pochissimo. Si tende a prediligere quella che è la vitamina proattiva, diciamo il precursore. Perché questo? Proprio per evitare qualsiasi effetto collaterale o da sovradosaggio.
In questo modo, prendendo il precursore della vitamina D, e la maggior parte poi di farde oggi delle vitamine sono di questo tipo, si fa sì che l'organismo poi la attivi con dei processi a livello del fegato poi e anche del rene, a seconda delle necessità dell'organismo. In questo caso non si va mai in sovradosaggio, intossicazione o appunto effetti collaterali che poi sono l'aumento del calcio circolante. Quindi con le vitamine attuali, quindi queste che sono i precursori, possiamo stare tranquilli che non avremmo mai effetti collaterali. Bene, poi abbiamo Cinzia Di Matelica che dice: sono affetta da ipotiroidismo e chiede: questo mi procurerà particolare fragilità alle ossa? Allora, l'ipotiroidismo può avere una certa influenza sulla salute dell'osso, soprattutto quando è una forma autoimmunitaria. Sicuramente, se ben curata, comunque e collateralmente uno ha effettua insomma tutte quelli segue diciamo quegli stili di vita che sono una corretta alimentazione eccetera eccetera diciamo l'effetto è minimo o molto relativo sulla frattura da fragilità. Poi abbiamo Luigi di Senigallia che chiede: è vero che una bassa statura aumenta il rischio di perdita di massa ossea? Beh, la bassa statura se è una patologia, altrimenti in realtà no. Ecco, se ci sono delle alterazioni ormonali che ci hanno portato a una bassa statura, può essere correlato, ma il più delle volte non è così, insomma. Poi abbiamo Claudio di Marotta che chiede: quanto incide il fumo della sigaretta nella perdita della massa ossea? Beh, il fumo della sigaretta incide su tutto ed è uno dei fattori di rischio. Di frattura, cioè nel senso che noi se andiamo a valutare, no, quali sono i rischi che aumentano la fragilità ossea, quindi la frattura, il fumo come l'alcol sono due elementi fondamentali, quindi questi due diciamo, fattori, quindi tanto più il fumo, vanno sicuramente ridotti se non eliminati. Poi abbiamo Michela di Morrovalle che chiede: quali sono gli integratori che aiutano a mantenere le ossa in buono stato? E ne abbiamo già parlato, gli integratori più importanti sono legati, sono alla vitamina D e il calcio, questi sono diciamo, i due pilastri della salute dell'osso. Per un maggiore riassorbimento della vitamina D oggi si utilizza anche l'assunzione, l'associazione con la vitamina K, però insomma ecco, questi sono gli elementi fondamentali. Poi abbiamo Caterina di San Benedetto del Tronto che chiede: come comportarsi per non incorrere nelle fratture della colonna vertebrale? Beh, la domanda è molto ampia e vaga. Diciamo che la colonna vertebrale deve essere preservata come diciamo, densità ossea e quindi così come ogni segmento scheletrico, per cui con una adeguata prevenzione, che vuol dire no? Qualità del tipo di alimentazione, integrazione se si è in carenza di calcio e vitamina D, attività fisica, eliminazione di quei fattori di rischio, come abbiamo detto, fumo e alcol, o trattamento, terapia se siamo in una diciamo, condizione di osteoporosi importante. Quindi la salute diciamo, della colonna vertebrale dal punto di vista densitometrico è la salute dello scheletro intero. Bene, noi ci fermiamo qualche secondo per una piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi, torniamo subito. Il miglior biglietto da visita è il vostro sorriso. Dental City, il nuovo studio dentistico, offre la gamma più completa di servizi e specializzazioni in ambito odontoiatrico. Il dottor Pasquali, specialista in ortognatodonzia, dirige uno staff altamente professionale che si avvale anche della consulenza delle migliori università italiane. Dental City, il miglior sorriso al miglior prezzo. Attenzione, se cerchi specialisti in ambito medico, chiama CityMed, centro medico specialistico. Tanti professionisti esperti con esperienza impegnati nella ricerca e nello studio delle più aggiornate tecniche e terapie mediche. Dental City e CityMed a Monte Cassiano presso il nuovo centro commerciale in via Mainini 79. Siamo tornati di nuovo in studio e siamo giunti al termine della trasmissione. Ringraziamo la dottoressa Gilberta Giacchetti per essere stata qui con noi. Grazie a voi e a tutti coloro che ci hanno ascoltato.
E noi vi aspettiamo la prossima settimana per affrontare un nuovo argomento. Arresto cardiaco. Intervenire tempestivamente può salvare la vita. Sempre mercoledì alle 20:50 sul canale 13, il giovedì alle ore 18 e la domenica mattina alle ore 11:50. Vi ricordo come sempre che potete telefonare alcuni giorni prima della messa in onda della trasmissione per porre le vostre domande chiamando il numero 071 75 70002 oppure inviare un'email a canalesalute@tvrs.it. Vi ricordo inoltre che tutti gli aggiornamenti li trovate su Facebook Canale Salute e che tutte le puntate possono essere riviste su YouTube. Arrivederci alla prossima settimana!